lunedì, bentornati a Coffee Break, buon avvio di settimana. Noi ripartiamo dalla giornata di sabato. Lo sapete, sabato ci avete seguito sia la mattina che il pomeriggio, una giornata molto intensa sull'asse Roma-Milano. A Roma, per i 60 anni dei trattati comunitari, c'erano i 27 leader dell'Unione Europea. C'è stata la firma solenne di una dichiarazione per rilanciare appunto il club del vecchio continente, che come sapete scricchiola e come, con grandi foto di gruppo. E poi è stata firmata la dichiarazione, c'era la cancelliera Merkel, fra poco lo vedremo, che ironizzava anche sulla firma di uno dei leader che aveva smarginato rispetto allo spazio che c'era sui fogli bianchi, con accanto appunto i nomi dei capi di Stato e di Governo dei 27. Questo accadeva a Roma e anche il pomeriggio è stato fortunatamente un pomeriggio tranquillo, pacifico, meno gente di quella che ci si aspettava alle tante manifestazioni pro e contro l'Europa. A Milano la visita di Papa Francesco, 1 milione di persone al Parco di Monza per la messa del Pontefice, ma soprattutto l'incontro del Papa con i cosiddetti ultimi, a cominciare dalle periferie di Milano, l'incontro con gli anziani, con i disabili, l'incontro con i detenuti per la prima volta di un Pontefice a San Vittore. E quindi è nato questo derby, questa contrapposizione, cioè chi rappresenta le istanze, i bisogni di questi giorni, quei 27 leader dell'Unione Europea o Papa Francesco? Cominciamo da qui. Buongiorno a Mario Lavia di Unità TV. Buongiorno. Ha un senso questo derby? È strumentale? Beh, è un fatto che colpisce, che ha colpito tutti, però non scopriamo niente di nuovo, cioè la popolarità del Papa, che popolarità è dire poco, cioè la dimensione incredibile di forza d'animo, di forza intellettuale che ha questo Papa, che secondo me ha pochissimi precedenti nella storia del pontificato, proprio di questo secolo, dell'altro secolo, è veramente una cosa che trascende qualunque immaginazione. Naturalmente nel vuoto e nella crisi della politica, della democrazia, dell'Europa, perché noi siamo in un momento di crisi devastante, anche qui senza precedenti, ma una crisi che va dagli Stati Uniti a qualunque parte del mondo e colpisce in piena faccia l'Europa e l'Italia, in un momento di crisi e di vuoto così è evidente che un Papa con questa forza d'animo, è evidente che è lui che parla alle coscienze più della politica, ma non scopriamo nulla di nuovo, però vedendo le immagini di ieri questo è apparso assolutamente clamoroso. Mi permetto infine di dire che naturalmente le cerimonie politiche sono sempre persino un po' fastidiose nel loro appunto essere cerimonie, e però poi se uno scava un pochino, secondo me, al di là della facciata, delle strette di mano, degli aspetti un po' più folcloristici, c'è un dato politico che però sarebbe sbagliato sottovalutare. Questo dato politico è il fatto che l'Europa ieri ha cercato di fare un centimetro di passo in avanti. Non succede spesso. Non succede spesso. Saluto Daniele Bellasio del Sole 24 Ore, mentre scorrono le immagini che mettono appunto in contrapposizione questi due grandi eventi. Voglio sentire la tua opinione anche perché è abbastanza facile dire, no? Nella sala degli Orazzi e Curiazzi la retorica dell'Europa che tenta di rilanciarsi, dall'altra parte dei gesti concreti del Pontefice che ha appunto scandito la sua visita con tutte le tappe di cui abbiamo molto parlato e che avete visto proprio qui sulla 7. Bellasio. Ma io condivido intanto l'analisi che è stata fatta in studio dal collega di Unità TV. Direi che fare un paragone tra i due eventi è ovviamente interessante dal punto di vista dell'immagine, anche perché erano quasi contemporanei, e della comunicazione, però forse non è molto corretto dal punto di vista della politica, della società contemporanea. Dobbiamo tenere presente il fatto che a Milano non c'era soltanto un Papa straordinario nel modo di comunicare, ma c'era anche un popolo che è unito da qualcosa di particolarmente importante nella vita delle persone, come una fede, insomma.
C'è molta anima, molto cuore, non soltanto nel leader che sa comunicare, cioè Papa Francesco, ma anche nelle centinaia di migliaia, il milione di persone che c'era in piazza. Ben più difficile è immaginare che lo stesso tipo di anima, di cuore, di vita quotidiana vissuta nei nostri sentimenti lo percepiscano in questa fase dell'esistenza del progetto europeo gli europei. Ecco, a Roma, al di là degli aspetti che, come giustamente si ricordava in studio, le cerimonie danno sempre un po' di fastidio, mentre le feste di piazza sono sempre più simpatiche, ottengono sempre più consenso. Al di là dell'aspetto cerimoniale, cerimonioso, che può allontanare un po' gli europei dall'Europa, oggi c'è un problema di fondo importante, cioè è giusto considerare un passo avanti, un centimetro avanti, si diceva, l'evento di sabato, cioè la firma da parte dei 27 paesi della dichiarazione di Roma, ma è altrettanto giusto dire che comunque è un piccolo passo avanti in una fase in cui l'Europa non ha delle grandi ambizioni. Ricordiamo che questa dichiarazione di Roma in sostanza certifica il fatto che nei prossimi 10 anni l'Europa andrà avanti a più velocità, diciamo, e speriamo ha soltanto 2 velocità, una cosa che soltanto pochi mesi fa, pochi anni fa sarebbe stata vista come il fallimento del progetto europeo. Non è un termine nuovo, più velocità, no? Alcuni paesi vanno avanti nell'integrazione, altri invece preferiscono aspettare, per semplificare. Alcuni paesi fanno più cose in comune, altri invece restano un po' indietro, un po' più autonomi. Fino a 3 o 4 anni fa dire che l'Europa sarebbe stata più velocità sarebbe stato un insulto, sarebbe stato come dire che era un fallimento. Oggi invece, per fortuna da una parte, purtroppo da un'altra, è una presa di coscienza realista, cioè pur di andare avanti l'Europa sceglie un modo di andare avanti che fino a un po' di tempo fa sarebbe stato considerato un fallimento. Sì. Manca appunto l'ambizione del sogno, del progetto, manca l'anima a questa Europa, forse mancano anche dei leader capaci di dare un'anima al progetto europeo. Ecco, ed è evidente che dall'altra parte invece c'è un leader particolarmente carismatico. Ricordiamo, lo diciamo tutte le volte che parliamo di Europa, ricordiamo due snodi, no, cruciali, che saranno le elezioni francesi tra poco e poi a settembre le elezioni in Germania. Buongiorno Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Ma il Papa, mettiamola così, riesce a dare, dal suo punto di vista, per chi crede, per chi ha fede, delle risposte che per esempio appunto i leader europei non sono in grado di dare? Guarda, secondo me ci sono due aspetti molto importanti. Uno, anche plasticamente molto forte, visivamente molto forte, che è stata proprio l'immagine di una politica in qualche modo imbozzolata, rintanata, che si difendeva e fuggiva la gente, e un Papa invece nella sua Papa mobile che, sorridente e in tutta la sua vulnerabilità, si esponeva alle masse andando lì a parlare, a condividere la quotidianità, a stare accanto alle persone. Queste immagini nella stessa giornata paradossalmente davano questo effetto di scarto fortissimo nel modo di approcciarsi alla gente, alla collettività. Detto questo, io trovo che Papa Francesco abbia una caratteristica specifica molto significativa che si differenzia da quello che fa la politica oggi. La politica, questo era anche un po' il discorso che ha fatto Bersani al di là dell'essere vicino ai 5 Stelle o meno, era una cosa che io ho molto condiviso. La cosa che irrita molto secondo me dei discorsi che fa la sinistra, molto politically correct, definiti cosiddetti buonisti, e che hanno sempre la sensazione di essere calati dall'alto. La sinistra oggi dà la sensazione di dire dall'alto, in maniera quasi pedagogica, come sarebbe giusto comportarsi. Mi ha molto colpito l'altro giorno sentire Papa Francesco fare quegli stessi discorsi, anche discorsi non comodi, perché il discorso dell'accoglienza fatto in una maniera così assoluta, come lui lo ha fatto a Milano, in una città che ha tutte le sue ritrosie, è stato fatto invece in maniera empatica. Una persona che è accanto a te, quindi che non si pone più da guida, ma si pone da chi, come chi sta facendo il percorso assieme a te, camminando al tuo fianco, e ti propone delle soluzioni ipotetiche all'interno di un discorso di condivisione. Quindi un ribaltamento tra una politica che in qualche modo si erge a guida e ti parla dal piedistallo e una chiesa che scende alla pari, tra la diciamo, gente. Lo stesso pontefice l'ha detto, sono un sacerdote tra voi oggi, mette, no? Tra la gente, pregate per me, era l'inizio del suo pontificato, che è l'atteggiamento opposto a quello che ha la politica. Per questo la politica diventa così stonata, sgraziata nel momento in cui suggerisce come comportarsi, perché ti sta facendo la lezione su che cosa è giusto fare. Questo cambia completamente
esattamente l'atteggiamento delle persone. La gente ha voglia di... E questo secondo me vale anche per i laici, non soltanto per i fedeli. Cioè c'è bisogno... perché orfani della politica, orfani di una guida, si ha la necessità di avere qualcuno che si sente come un appoggio spirituale e un appoggio di condivisione. Allora, saluto anche Annalisa Chirico, adesso abbiamo però una pubblicità tassativa, come si dice, riprendiamo ascoltando anche alcune delle cose dette dal Pontefice a Milano e poi voglio sentire che ne pensa di tutto questo inizio di discussione, chimico. Anche del bagno chimico, altro gesto, no? Beh, molto foto forte di questo, sì. Del Papa a Milano, sentiamo che ne pensa Annalisa Chirico, a tra poco. Siete voi che mi accogliete all'ingresso in Milano e questo è un grande dono per me, entrare nella città incontrando dei volti, delle famiglie, una comunità. E vi ringrazio per i due doni particolari che mi avete offerto. Il primo è questa stola, un segno tipicamente sacerdotale che mi tocca in modo speciale perché mi ricorda che io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote. Entro in Milano come sacerdote. E poi mi avete regalato l'immagine della vostra Madonnina. Com'era prima e com'è adesso, dopo il restauro, l'immagine della Madonnina. Grazie. È importante perché mi ricorda la premura, la sollecitudine della Chiesa che non rimane nel centro ad aspettare, ma va incontro a tutti, nelle periferie, va incontro anche ai non cristiani, anche ai non credenti. Questa vostra Madonnina è stata restaurata. Come la Chiesa ha sempre bisogno di essere restaurata. Allora, Annalisa Chirico, dicevamo, poi è facile, mettendo su due piani, no, quello che succedeva a Roma e quello che è successo a Milano, in un derby dire, molti l'hanno detto, l'hanno scritto, ha vinto il Papa, no? Ma è però un po' semplicistico dirla così, o no? Ma innanzitutto direi che ha vinto l'Italia perché siamo riusciti ad avere delle manifestazioni importanti con una grande affluenza sia a Roma che a Milano senza incidenti, senza problemi, e questo è stato possibile evidentemente anche grazie al lavoro del Ministero dell'Interno, grazie a un lavoro importante di prevenzione che non abbiamo visto in altri momenti. Ricordo l'inaugurazione di Expo a Milano quando appunto fu devastato il centro di Milano, oppure quello che è avvenuto dopo la partita con i tifosi olandesi a Roma. Quindi se c'è un ministro al Viminale si possono anche evitare... Qualcuno ha detto l'altro vincitore è il ministro Minniti, il capo del Viminale. Assolutamente, parlo infatti di Marco Minniti, cioè di un uomo che è stato scelto in quel ruolo anche perché ha delle competenze specifiche, non sempre questo in Italia avviene, quindi c'è un ministro al Viminale e finalmente capiamo che cos'è la prevenzione, in un momento in cui l'allerta è massima in Italia perché siamo la capitale del cristianesimo. Papa Francesco è il Papa che piace troppo, è il Papa che ha proprio nel suo ruolo, nella sua missione, quello di ridare fiducia nella Chiesa dopo anni di scandali legati a un clero che si era affezionato troppo alla pecunia, legato agli scandali dello IOR, della pedofilia, quindi è un Papa populista per tempi populisti. Io credo che alcuni il gesti... Il Papa giusto al momento giusto. Assolutamente, perché la Chiesa in questo è molto più brava a volte della politica, e quindi è il Papa che va al bagno chimico, è il Papa che mangia risotto seduto tra i detenuti e che peraltro, Andrea permettimi,
accende anche riflettori su un tema fondamentale in questo momento. Pochi giorni fa c'è stata il primo rapporto al Parlamento del Garante Nazionale dei Detenuti, perché il sovraffollamento carcerario è ancora un problema, sì. Perché il carcere di San Vittore, dove il Papa è stato, è un carcere molto problematico a causa della fatiscenza della struttura, perché è stato a Monza, una città dove la scorsa settimana in un giorno si sono suicidati nel carcere di Monza 2 detenuti, quindi forse c'è un problema, ce lo dicono i numeri, e il Papa ha il grande merito con la sua umiltà di riportare l'attenzione su questo tema. Io credo quindi che appunto in questa non c'è alcun derby, ecco, sono contenta che a Milano si siano svolte le manifestazioni, sia i cortei pro che quelli contro l'Europa, in un clima tranquillo. Roma era quieta e surreale sabato, e credo che appunto possiamo essere tutti quanti contenti di come ha lavorato il Ministero e le forze dell'ordine. La celebrazione europea nella stessa sala di 60 anni fa, con la stessa penna, i leader però sono cambiati. Non c'è Adenauer, non c'è Schuman, non c'è De Gasperi, i leader sono cambiati, e io sentivo prima Daniele Bellasio che poneva un punto interessante, cioè oggi la nuova Europa, quella che è la prima risposta politica alla Brexit, la firma di sabato, è dell'Europa delle cooperazioni rafforzate, cioè si dice va avanti chi ha voglia di cooperare in maniera più stretta, più solida. Rispetto al passato però c'è una novità, cioè non saranno più, come si diceva in passato, come gli stati, diciamo, che scelgono la cooperazione rafforzata a decidere quali altri stati possono unirsi a questo patto a velocità maggiore, ma si prevede nell'accordo firmato sabato, gli stati, di 27 stati ciascuno, potrà via via decidere di unirsi a una cooperazione rafforzata che si è già instaurata tra altri. Sì. Questo è un passo in avanti, e credo che è l'unica via, perché oggi l'Europa è di fatto il blocco che difende il partito dell'apertura, cioè il partito della pro-globalizzazione, pro-mercato unico, pro-scambi tra paesi, e quindi anche una missione, secondo me, culturale, storica, proprio come quella che ebbe 60 anni fa quando nacque la Comunità Economica Europea, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Quindi di nuovo una sfida culturale sulle spalle dell'Europa, vedremo se sarà in grado di portarla a termine. Tu dici una sfida culturale, sicuramente è in larga parte anche una sfida culturale. Voglio però farvi sentire nell'intervento, un brevissimo estratto dell'intervento del Premier italiano Gentiloni, no, che è stato il padrone di casa di questo vertice, perché se tutti abbiamo ben chiaro quali sono i problemi dell'Europa, insomma la diagnosi è chiara, è sulla cura che ci sono molte divisioni e ognuno va in ordine sparso. Sentiamo Gentiloni. Abbiamo la forza delle nostre leggi, della società aperta, della democrazia, della libertà. Abbiamo la forza del valore che attribuiamo ai diritti umani. Ma per ridare spinta al progetto dell'Unione dobbiamo anzitutto restituire fiducia ai nostri concittadini. E quindi crescita, investimenti, riduzione delle disuguaglianze, lotta alla povertà, politiche migratorie comuni, impegno per la sicurezza e la difesa. Ecco gli ingredienti, i pilastri per restituire la fiducia. Serve il coraggio di voltare pagina, abbandonando una visione della nostra economia che talvolta sembra affidata a piccole logiche di contabilità, talvolta arbitraria. Ci serve il coraggio di procedere con cooperazioni rafforzate, dove è necessario e quando è possibile, e soprattutto il coraggio di mettere al centro i nostri valori comuni. Allora, io torno da Mario Lavia, perché... Insomma, l'ha detto chiaramente Gentiloni, no, sappiamo che ci vogliono queste cose per non solo ridare slancio all'Europa, ma per far sì che forse anche i tanti cittadini europei che sono sempre meno affezionati all'Europa ritrovino fiducia verso l'Europa. E però, mentre diciamo questo, no, abbiamo sottolineato anche forse un po' la retorica inevitabile di questi appuntamenti, noi tra pochi giorni dobbiamo trovare 3 miliardi e 400 milioni perché dobbiamo correggere i nostri conti, come l'Europa ci ha chiesto da più parti. E allora come si fa? Cioè, a parole tutti sappiamo cosa serve, ma anche lì, quindi al di là del fatto culturale a cui si faceva riferimento, c'è un problema pragmatico, molto pratico, c'è da risolvere. C'è un enorme problema politico che non è stato detto ieri e non poteva essere detto, perché ha ragione Annalisa Chirico quando dice... anche la questione dell'anima dell'Europa, sì. Lo dicevi anche tu. Il problema politico, secondo me, è questo.
Il problema politico è che l'Europa, se vogliamo fare tutte le cose che si sono dette, ha bisogno di una guida politica. Una guida politica che oggi non c'è, perché oggi noi abbiamo, diciamo, dei rappresentanti, il Presidente della Commissione, che sono lì, ma non rappresentano nessuno. Non sono eletti direttamente, vogliamo dirlo quello così. Quello che serve è questo, serve una legittimazione popolare. Scusate, lo possiamo fare vedere, perché viene bene come momento, la vignetta dell'altro giorno di Altan, perché secondo me si inserisce nel discorso che facevi. Dovremmo avercela, vediamo se la nostra capacità reattiva qual è. Eccola! No, ecco, guardate la vignetta, basta, sono per la democrazia diretta, sì. Diretta da chi e dove? Sì, quello si riferiva secondo me. No, però ci sta bene in questo discorso. Si riferiva alle follie che sono state dette in questi giorni anche in Francia. Cioè. Comunque, sì, serve una leadership politica, sì, esatto. Una leadership politica eletta, un governo politico eletto sulla base di un programma e sulla base di una competizione politica che c'è, gli elettori giudicano fra i socialisti, i popolari. Cioè non è possibile andare avanti, l'impressione degli europei è che lì ci siano alcuni burocrati, alcuni tecnocrati che decidono sulla base di conti aridi e puramente aritmetici e decidono delle sorti dei cittadini italiani, spagnoli, francesi. Cioè. Questo non è più tollerabile secondo me. Cioè adesso il nuovo passo che bisogna fare è questo, non solo fare i trattati dove si dice le due velocità, le cooperazioni rafforzate, ma dove si dice che gli europei decidono che tipo di governo, se vogliono un governo più sociale, se vogliono un governo più conservatore, un governo grillo, Trump, populista, lo decidono gli europei. Allora su quella base forse è possibile recuperare un po' di anima e un po' di democrazia. Voglio chiedere a questo modo a Bellasi una cosa, perché abbiamo... non tutti e 27 come tutti sanno paesi dell'Europa, abbiamo una moneta comune, l'area dell'euro, e però per andare verso l'Europa che ci raccontava anche Mario Lavia bisognerebbe cominciare a mettere in comune anche il debito, e quando tocchiamo questo aspetto, debito, politiche fiscali, ovviamente ci sono molti aspetti, quando tocchiamo questo aspetto con il paese che ha il maggior debito, il debito mostro come ha l'Italia, è chiaro che poi la Germania, ma insomma non è solo la Germania, dice noi siamo matti, e allora capiamo quando il presidente dell'Eurogruppo l'altro giorno ha detto i paesi del sud, no? Pensano alle donne e all'alcol e poi vengono a bussare cassa all'Europa. Però cioè, cerchiamo di ragionare senza ipocrisie, no? Su tutto questo. Ma senza ipocrisie dovremmo dire che prima di chiedere di mettere in comune il debito noi dovremmo iniziare a ridurlo. Abbiamo avuto una finestra di tempo negli ultimi anni, paradossalmente grazie alla crisi, una finestra di tempo di tassi bassi sul debito, di un'azione della BCE molto forte a sostegno come dire, appunto, delle economie più in difficoltà, e in un certo senso l'abbiamo sprecata, perché certamente non abbiamo fatto una strutturale opera di riduzione del nostro debito pubblico. Peraltro questa finestra ancora quest'anno c'è, speriamo che in qualche modo venga sfruttata. Io condivido queste scelte, perché non vengono fatte? Condivido molto il ragionamento di Mario Lavia. Nel migliore dei mondi possibili sarebbe molto bello che gli europei iniziassero a poter dire la loro, eleggendo delle istituzioni in grado di agire, perché sappiamo che il Parlamento europeo da questo punto di vista ha qualche difficoltà sulla vita quotidiana dei paesi europei. Però io, riallacciandomi a quanto diceva Annalisa Chirico prima, mi accontenterei anche di meno, cioè mi basterebbe che gli attuali leader dei vari paesi europei importanti fossero un po' più leader di quello che sono. Pensiamo all'immagine di sabato. Noi avevamo Angela Merkel, che è nell'ultimo anno del suo terzo mandato, si ricandida per il quarto, ha avuto un buon risultato elettorale ieri nelle elezioni amministrative, però comunque insomma è in una fase elettorale. Abbiamo François Hollande, presidente francese, che non si ricandida, che ha i minimi storici della Repubblica in fatto di consenso, e molto probabilmente il suo partito non arriverà nemmeno con il suo candidato al secondo turno. Abbiamo un governo italiano che comunque in un anno elettorale, perché bene o male attorno a, forse nella peggiore delle ipotesi, nella più lunga della durata dell'attuale governo, però nel febbraio 2018 si vota. Abbiamo un governo spagnolo che è praticamente di minoranza, abbiamo un governo greco che è sotto tutela di quasi tutte le istituzioni economiche e finanziarie
europee. Abbiamo il governo olandese che per fortuna ha avuto un'affermazione nel suo leader Rutte alle scorse elezioni contro Wilders, ma che comunque sarà un governo ballerino o comunque fragile in Parlamento. Ecco, non soltanto non abbiamo leader all'altezza degli Adenauer, di Schuman, ma mi accontenterei, anzi, cara Grazia, di Mitterrand, di Kohl. Ma vogliamo anche dire anche una cosa, non per difendere questi leader, no, poi ognuno la pensa come vuole sugli attuali leader europei, ma sicuramente la complessità e i problemi di quest'epoca forse sono un po' diversi da quelli fondatori, poi ogni epoca ha la sua complessità. Non che il contrasto tra Occidente e Impero Sovietico fosse problema di poco conto, o la ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale fosse un problema di poco conto. Io dico semplicemente che siamo in una fase in cui le democrazie europee soffrono perché hanno un deficit di rappresentanza e un deficit di governabilità, cioè da una parte non riescono a rappresentare gli elettorati e dall'altra non riescono nemmeno a prendere delle decisioni concrete in grado di risolvere alcuni problemi. Però non sono pessimista, nel senso che, per esempio, lo cito sempre perché secondo me è un buon caso di studio, in Francia c'è un candidato come Macron che, se dovesse avere un'affermazione elettorale, al di là dell'aspetto generazionale, visto che ha poco meno di 40 anni, si candida anche con l'idea di ridare un'anima politica all'Europa, parla di Europa con entusiasmo, non ne parla in termini difensivi. Tutti oggi, quando parlano di Europa, dicono sì, però in fondo ci ha dato la pace, sì, però in fondo l'euro è stato abbastanza positivo, cioè sembra sempre una difesa di fronte a un'accusa. Abbiamo invece forse bisogno di leader capaci di riattizzare, di riaccendere l'ambizione del progetto, e penso che Macron sia un buon caso da questo punto di vista di un leader che ci prova. E i sondaggi, i famosi sondaggi che fino a ieri sembravano dare ragione soltanto ai vari populismi, gli danno ragione come? Quindi a proposito bisogna di Francia, essere ambiziosi per convincere, non difensivi. In difesa non si convince. Questo vale la difesa un po' per tutti gli aspetti della nostra vita. Ha ragione Bellagio. Vi faccio sentire due ex premier, Giuliano Amato ed Enrico Letta, a proposito di Europa e a proposito di elezioni francesi. Sentiamoli. L'antieuropeismo è la prova di un complesso di inferiorità. Io sono antieuropeo perché mi sento Calimero che viene trattato male da qualcuno che conta più di me. Allora, facciamo quello che a Carosello si faceva a Calimero, mettiamoci in lavatrice. Diventiamo belli bianchi anche noi e contribuiamo al futuro dell'Europa. L'Europa deve uscire dall'elitarismo, perché l'Europa è percepita oggi da troppa parte della popolazione come uno strumento freddo che serve solo a coloro che sono cosmopoliti, parlano le lingue, viaggiano, fanno l'università, quindi a una minoranza della nostra popolazione. Esiste una larga fetta delle nostre società che non va all'università, che non è cosmopolita, che non parla le lingue e che quindi di conseguenza si vede esclusa da questi benefici europei, e ce l'ha con l'Europa. Le elezioni francesi, mi concentro su quelle, saranno un po' un'elezione europea, perché in Francia, per come è fatto il sistema elettorale, quindi non un sistema parlamentare, ma un sistema in cui è sempre più difficile dire chi ha vinto e chi ha perso, poi bisogna fare le coalizioni, ma elezione presidenziale francese è un po' come le presidenziali in America, lì c'era Clinton e c'era Trump, sole, luna, giorno, notte, non ci sono sfumature. In Francia sarà la stessa cosa, alla fine probabilmente al ballottaggio saranno Le Pen e Macron, sole, luna, o meglio, luna, sole, giorno, notte, bianco, nero, non ci sono sfumature. E soprattutto se fosse Le Pen a vincere in Francia, sarebbe la fine dell'Europa, cioè un'elezione nazionale determinerebbe anche il nostro destino. Viceversa, se Le Pen perdesse e quindi si interrompesse la sequenza Brexit-Trump, si interromperebbe la sequenza della disintegrazione, della separazione.
Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma voglio fare una domanda subito a Veronica Gentili. Sei convinta che se vincesse Le Pen, come molti pronosticano, sarebbe la fine dell'Europa? O potrebbe essere uno shock per l'Europa salutare, da cui imparare qualcosa? È vero che la Francia, diciamo, è anche il cuore politico dell'Europa, no? Se la Germania lo è invece da un punto di vista economico-finanziario, forse. L'unica cosa, secondo me, che abbiamo imparato dalle ultime vicende, Brexit compresa, è che le previsioni lasciano il tempo che trovano. Per cui, sì, indubbiamente da un punto di vista simbolico, il fatto che la Francia, che è uno dei paesi fondatori e che ha il peso specifico che ha, possa avere un governo a trazione, appunto, sovranista, isolazionista, a prescindere poi da eventuali risultati referendari in cui chiedere l'uscita dall'Unione. Quindi questo sicuramente sarebbe una scossa molto forte. Gli esiti non li so prevedere. Secondo me c'è un discorso da fare sull'Unione, però io non so se te lo posso fare prima della pubblicità. Lo facciamo dopo, perché poi volevo riprendere anche alcune parole di Letta a proposito anche dei giovani, a proposito di giovani più europei e meno europei. A tra poco. Allora, devo tornare alla Veronica Gentili, intanto vi faccio vedere un paio di tweet. Alberto scrive: ancora lì state con la festicciola di sabato, avete guadagnato tempo, ma se non si lascia il cambio fisso l'Unione Europea è morta. E poi c'è Narcisi che, a proposito del riferimento alla Francia, Macron, un ministro del Partito Socialista in Francia, è un film già visto, scrive, diciamo, criticamente. Sì, peccato che è uscito che è uscito dal Partito, Socialista. Quindi è un'altra cosa. Non è mai entrato per la Non è mai stato nel Partito Socialista, praticamente. Sì, praticamente. No. Non è entrato perché era consigliere di Hollande. Era consigliere di Hollande, sì, in questo senso si identificava nel Partito Socialista. Ma se è uscito vuol dire che non è del Partito Socialista. Allora, facciamo io il discorso che volevo affrontare era relativamente a quanto diceva Letta. Cioè ci sono dei giovani integrati o quasi integrati, perché vanno in giro per l'Europa, conoscono le lingue, e poi ci sono, mi riferisco soltanto ai giovani, i cosiddetti esclusi. Come si fa a rendere più integrati tutti questi altri giovani che vivono poi le contraddizioni e i problemi del nostro tempo? In Italia penso per esempio ai tanti giovani disoccupati, no? Cioè come si fa? Il discorso è come sempre quello di creare un progetto, secondo me, e il progetto è l'elemento assente. Io quello che ho notato nella giornata di sabato da un punto di vista europeo, quindi dei trattati di Roma, è stato un atteggiamento rassegnato, bonariamente rassegnato. Effettivamente c'è una totale assenza di entusiasmo, cioè io quello che trovo più entusiasta è Enrico Letta, che se vogliamo non è coinvolto nelle dinamiche, che ha scritto un libro su questo, che è anche quello più propositivo. Lo stesso Juncker, che ha declinato 5 scenari potenziali di progetti europei, sembra essere passivamente rassegnato. Mi sembra che invece le due istanze più significative le abbiano portate proprio i due paesi che erano i più ritrosi a firmare il trattato e che alla fine hanno firmato, ovviamente, che erano la Grecia e la Polonia. La Grecia perché ha portato il tema dei diritti sociali, quindi Tsipras ovviamente ha utilizzato anche in maniera funzionale alla situazione della Grecia e del proprio paese, essendo di nuovo in trattativa per l'ennesima tranche di finanziamenti con il Fondo Monetario Internazionale, ed essendo comunque di nuovo, essendoci la richiesta di tagli al sistema pensionistico, ha cercato di portare il tema sul fatto che l'acquisto sociale, cosiddetti diritti sociali, devono essere garantiti per tutti. E il tema del diritto sociale condiviso europeo è per la prima volta si è posto all'attenzione dei 27 leader, non a caso le parti sociali convocate, cioè, questo è uno degli elementi centrali. L'altro aspetto, secondo me, l'ha portato, malgrado sé, la Polonia, che faceva un discorso molto contrario all'idea dell'Europa a due velocità. E secondo me questo è l'altro aspetto sostanziale. Che vuol dire Europa a due velocità? Perché a più velocità. Esatto. C'era Feltri l'altro giorno, si è scagliato ovviamente contro anche quella che lui definisce l'assoluta retorica di questo incontro di Roma. Dice: ma nessuno ci ha spiegato che vuol dire a più velocità.
Allora, il discorso dell'Europa a più velocità, che ovviamente non può voler dire ricchi, poveri, paesi più economicamente più reattivi e paesi economicamente più lassi, non può essere questo. Ci deve essere un discorso, secondo me, che sia più ad origine, no? Ripartendo dalla base. Allora, c'erano i paesi fondatori che nel 57 firmarono gli accordi, erano sei, sì. Ed erano l'Italia, la Germania dell'Ovest, chiaramente, la Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Dopodiché si supponeva e supponevano i fondatori allora che entrassero la Polonia, che entrasse, che si poteva entrare, che sarebbe entrata la Spagna e che entrasse il Portogallo e l'Austria. Dopodiché ne sono entrati 27 e molti di quelli che sono entrati in maniera repentina sono stati paesi dell'est usciti dal periodo comunista che sono entrati in una maniera molto precipitosa. Qualcuno di fatti dice che l'entrata dei paesi dell'ex blocco sovietico sia il peccato originale. Esattamente. Di questa Europa. E questo è uno dei punti fondamentali, cioè è lì secondo me che ci si pone però il problema. Allora l'Europa a due velocità può anche essere questo, cioè i paesi che sono voluti entrare per colmare dei gap economici ma che non hanno nessuna intenzione di creare un progetto politico comune, strutturale, dici? Possono decidere di intervenire in maniera progressiva e graduale, allora, creando un blocco però, invece più torno ad analisi Chirico, che voglio riportare il discorso in maniera molto prosaica, cioè va bene, abbiamo detto tutte queste cose, oggi ho letto un titolo, un'Europa a trazione sociale. Ma che vuol dire? Cioè tutte queste cose vanno benissimo, ma il disoccupato, chi non ha lavoro, chi vive nelle periferie, chi vorrebbe un welfare più forte e non uno scenario di welfare che viene sgretolato, cioè tutte queste persone come fanno ad amare, o ad amare è un termine forte, ad apprezzare questa Europa? E questa è la domanda, ad appassionarsi, a dire forse l'Europa ci serve, attenzione a non andare da soli, come fanno? No, infatti c'è un gigantesco problema che è quello dell'identità europea, cioè chi di noi si sente davvero cittadino europeo? In pochi. Io sentivo il discorso di Enrico Letta, io ho fatto l'Erasmus all'università, l'ex premier Letta ha proposto di estendere l'Erasmus alle scuole superiori, francamente io non credo che siano queste le soluzioni che si aspettano i cittadini europei, c'è il problema di un'Europa che si occupa della circonferenza, delle mele, delle pere, ma che poi appunto non è in grado di dare risposte ai temi che tu poni. Si è parlato di Europa sociale, gli Sherpa stanno già lavorando e sono due le proposte che avanzano, quella del sussidio europeo. Vediamo una cosa concreta. Di disoccupazione. Anche Renzi l'altro giorno ha detto, no, ci vorrebbe. Sì, anche però lui ricordiamoci l'ha anche gli 80 euro in Italia, ci hanno detto che poi queste siano la panacea di tutti i mali, cioè il sussidio europeo di disoccupazione e poi una garanzia giovani ma in formato Europa. Siccome già quella in formato Italia è stata un mezzo fallimento, io non credo che le misure assistenzialiste siano di per sé la soluzione. Penso che se noi guardiamo i tassi di crescita del PIL tra i paesi europei, vediamo che i paesi che vanno meglio, le economie che vanno meglio, anche quindi quelle che poi garantiscono ai cittadini condizioni migliori di benessere, sono quelle che hanno fatto essenzialmente tre cose. Oggi lo spiegava bene il direttore Claudio Cerasa del Foglio, cioè che hanno intensificato la produttività del lavoro, che hanno puntato sull'export e che quindi hanno detto un gigantesco sì alla globalizzazione, a tutti i benefici che porta l'abbattimento delle frontiere tra paesi. Pensiamo soltanto all'economia italiana come trainata dall'export, parlavi della Francia, del rischio Le Pen in Francia, non so se davvero alla fine Le Pen ce la farà, non credo sia così scontato, quel che è sicuro è che a me non fa paura la retorica lepenista che in Italia, in salsa italiana, è riproposta da Salvini, mi fanno paura le politiche di chiusura di un eventuale Marine Le Pen presidente, perché la Francia è un paese come l'Italia che invece ha bisogno del mercato globale, che ha bisogno di rompere le catene interne dell'economia, dei sindacati, delle corporazioni, che ha bisogno di intensificare la produttività del lavoro. Quindi per quanto possiamo sorridere per le frasi del presidente dell'Eurogruppo sui paesi del sud che spendono in donne e alcol, magari spendessero in donne perché almeno sarebbero più allegri. La verità è invece che spendiamo per mantenere degli apparati di pubblica amministrazione. Problema, guarda, comune alla Grecia, alla Francia, all'Italia, quindi parliamo proprio di questioni concrete e prosaiche, come tu dici, spendiamo per mantenere in piedi questi mega apparati, cosa che non possiamo più permetterci, apparati che sono improduttivi e spesso dannosi perché intralciano la libera iniziativa privata, e in quest'ottica non dobbiamo poi stupirci se con la disoccupazione che avanza e il PIL che non cresce la gente normale sia effettivamente allora, un po' arrabbiata. A proposito di questo discorso, per venire alle cose concrete, vi faccio vedere questo servizio. Lavinia Bruno ha incontrato alcuni dei dipendenti
all'Italia che rischiano di essere mandati via. Si parla di oltre 2.000 esuberi, questi previsti dal nuovo piano industriale di Alitalia. Una parte di queste persone sono lavoratori già esternalizzati che si occupano per esempio di logistica e dei call center, e poi c'è tutta la schiera invece di chi già lavora con Alitalia con contratti a tempo determinato, assistenti di terra, il personale dei check-in, e sono tutti a rischio. Sentiamoli. Io amo questo paese, io vorrei che questo paese crescesse, vorrei lavorare per questo paese, non voglio essere cacciata dal mio paese, perché anche perché partirei con la morte nel cuore. Quanti siete ad essere precari in questa condizione, cioè con 60 mesi acquisiti, quasi ormai quindi vicini alla stabilizzazione del contratto? Beh, con i 60 mesi acquisiti saremo intorno ai 500-600 unità. Quanti mesi di lavoro ha maturato? 59.3, quindi non ci richiamano, perché se sorpassiamo i 60 mesi insomma sarebbe un problema per l'azienda. Dove lavorava lei? Qui al check-in, in aeroporto. Fatta la legge, trovata l'eccezione, la legge prevedeva una stabilizzazione alla scadenza di questi 60 mesi, che c'è stato un innalzamento da 36 a 44, infine a 60. Adesso diciamo che l'azienda non ti fa neanche arrivare alla scadenza dei 60 mesi e ti ferma, ti congela a casa e decide di non chiamarti più, continuando a formare nuovi precari, nuovi stagionali, perché ovviamente l'operativo ha bisogno di personale che mandi avanti l'aeroporto, e questi stagionali sono un po' in tutti i comparti operativi. Come ci siamo noi adesso a casa a manifestare per il nostro lavoro dopo 9 anni, tra poco anche questi ragazzi neoassunti si troveranno nelle stesse condizioni nostre. C'è una cosa che si ripete, non c'è mai un freno a questa situazione. Qual è stata la rinuncia che tu hai fatto e che diciamo oggi in qualche modo rivendichi? Beh, sicuramente rinunciare a una famiglia, non riuscire a vedere più là di pochi mesi, sapere questo mese mi entrerà la disoccupazione, ed è una tragedia inverosimile che purtroppo solo chi sta attraversando un momento del genere riesce a comprendere. È anche molto frustrante stare a casa, sebbene percepiamo una disoccupazione di 700-800 euro al mese, però è proprio frustrante, perché siamo in età pieni di energia, non siamo in età pensionabile in cui possiamo essere inattivi. Adesso ritrovarci qui senza un lavoro a 29 anni, che fuori non si trova nulla, è brutto, è veramente brutto. Questo è il mio lavoro, che io amo e voglio avere il mio lavoro, mi sembra più che giusto. Le crisi occupazionali, le crisi aziendali sono moltissime, quindi, però per esempio a me viene in mente un dato che abbiamo mostrato molte volte, vicenda del colosso dei call center Almaviva Contact, molti di quei lavoratori interpellati pubblicamente, mostrandosi alle telecamere, hanno detto: noi al referendum abbiamo votato no contro quel governo, era il governo Renzi dell'epoca. Cioè, che cosa voglio dire? Se la politica tutta, adesso non è un discorso di Renzi o non Renzi, e quindi la politica non solo italiana ma europea, non affronta questi problemi, che sono diversi, nascono, hanno origini diverse ovviamente, una cosa è la questione Almaviva, una cosa è la questione Alitalia e poi altre vertenze, e io ho paura che ci si allontanerà sempre di più dall'Europa. Sì, il problema nel caso specifico è che questa questione all'Italia è stata affrontata da tantissimi governi, da anni, sì, è però è stata sempre un po' rinviata, cioè il problema strutturale non è stato mai aggredito, cioè il fatto che questa è una compagnia che non sta in piedi, no, prima è stata salvata, poi è stata venduta, però è un'azienda enorme che non ha i conti in equilibrio. Questo è il problema, che i governi, il governo attuale, il governo è vero che è privata, però diciamo questo investimento è un problema governo, nazionale, perché è chiaro che la compagnia, certo, di bandiere e via dicendo. Sostanzialmente nessun governo ha finora avuto la forza di suggerire, che... non dico di imporre, ma di suggerire una soluzione un po' più drastica che andasse oltre il salvataggio. Ma oggi quale potrebbe essere? Oggi dal tuo punto di vista quale potrebbe essere? Ma io non conosco soluzione? I piani aziendali, il piano industriale, però mi pare di capire che all'Italia avvia un processo di ristrutturazione, di rilancio, di progettazione di nuove idee, altrimenti... oppure non ce la fa. Ma andrebbe rinazionalizzata, voglio chiederti?
Ma guarda, le aziende nazionalizzate fallite ne abbiamo viste tante. Sì. Io direi che forse è meglio evitarlo. Forse è meglio evitarlo. Mandare Cairo. Credo che serva la politica. Credo che non serva la... altro a cui pensare. No, diciamo. Perché... Sì. Però è vero che servono dei manager. Credo che serva la politica. Cioè la politica deve dire questa roba qui deve funzionare più o meno entro questi parametri e servono dei manager e delle persone serie che riescano ad attuare un progetto credibile di rilancio che passa anche per dei sacrifici che devono essere però diciamo chiari, non improvvisati se da oggi a domani sei licenziato. Riparto da qui. Ma mi impressiona la 35enne che dice no perché noi a 35 anni può anche capitare di dover cambiare lavoro. Dobbiamo anche entrare in quest'ottica, perché sentire una donna di 35 anni che dice no perché se ogni mese aspetto la disoccupazione, finito qui non so che fare, è una tragedia culturale. Sì, però questa. Però poi li bisogna aiutare a trovare altro, cioè, è complicata vediamo la ora cosa, a parte la sette non mi importa, però Cairo a RCS è riuscito a fare delle cose straordinarie e chiude con 35 milioni di utili perché ha fatto anche dei tagli. E se parli con i giornalisti del Corriere lo sanno bene. Cioè anche questo rimettere a posto un'azienda, rinazionalizzare mi sembrerebbe una follia. Beh, dopo sentiamo Bellasio Gentili sulla vicenda d'Italia, ma prima di loro il nostro sottocorona, perché all'inizio di settimana vediamo il tempo che farà. A tra poco. Buongiorno, questa è la situazione di questa mattina, soprattutto queste nuvole che stanno interessando il sud, hanno attraversato la penisola fra la serata di ieri e la nottata e questa mattina presentavano sulle coste sia quelle tirreniche che su quelle adriatiche dei temporali che sono spariti. La storia futura di queste nuvole è segnata, attraverseranno il sud, forse qualche debole pioggia e lì finisce, perché se andiamo a vedere il modello che ci dà le piogge complessivamente previste nelle 24 ore, a parte proprio qualche accenno sulle Alpi occidentali, vedete il verde di precipitazioni debolissime e poi l'azzurro di qualche precipitazione un pochino più consistente, però questo avverrà nel corso del pomeriggio. Già domani al sud rimane molto poco, a parte sulle coste ioniche della Calabria, un po' di maltempo ormai sullo Ionio, al nord e al centro non c'è veramente nulla, e nella giornata di mercoledì anche al sud rimangono proprio solo debolissime tracce di qualche pioggia isolatissima, per il resto tempo stabile, attenzione alle nebbie, perché quando l'aria si ferma un po' anche di questa stagione si formano. È invece un temporale quello che sta facendo il suo ingresso in scena e non lo dico a caso, la foto ce l'ha mandata Liliana, siamo a Riva di Tures in provincia di Bolzano, sembra veramente una scenografia teatrale con le due quinte di queste montagne e questo una stalla, un fienile al centro e il temporale che sta entrando, quindi ha colto veramente l'attimo prima della tempesta. Grazie, bellissima questa fotografia, grazie a Paolo Sottocorona. Allora rapidamente, così ci occupiamo nella parte finale anche un po' di politica nostrana. Bellasio, una battuta proprio sulla vicenda all'Italia. Ma lei giustamente chiedeva come la politica può affrontare questi problemi. Io ribalterei la cosa. A volte la politica non deve affrontare certi problemi, perché i danni fatti dalla politica nel caso di Alitalia ce li ricordiamo tutti. Per ragioni politiche il quartier generale grosso doveva stare a Roma, per ragioni politiche Malpensa e Linate hanno continuato a farsi la concorrenza nel corso degli anni, per ragioni politiche non è stata fatta fallire quando si poteva gestire il fallimento in modo meno doloroso rispetto a un eventuale fallimento oggi. Per ragioni politiche si è scelta prima la Francia, poi dopo un certo punto, sempre per ragioni politiche o geopolitiche, si è scelto Etihad e l'accordo con Etihad. Per ragioni politiche sono stati nominati molti manager. La politica si deve occupare di ciò che riguarda tutti, non del particolare fino alle aziende di questo tipo, perché sennò è in grado soltanto di fare danni, e la vicenda all'Italia lo dimostra. Poteva essere gestito in maniera molto meno dolorosa un fallimento alcuni anni fa, adesso è terribile, perché da quel fallimento di alcuni anni fa si poteva pensare di risorgere. Oggi... Ora nel frattempo tutte le aziende di aerei nel mondo si sono ristrutturate, riorganizzate, hanno fatto scelte di business e tu sei tagliato fuori da qualunque mercato. Arrivi buon ultimo, un tweet proprio su Alitalia, Veronica Gentili.
No, non lo so, è una questione veramente complessa, perché abbiamo visto tentativi su tentativi di salvataggio e tutti quanti sono stati pessimi. Io sugli interventi della politica ho sempre delle ritrosie, perché poi non sono mai realmente mirati, realmente puntuali, però penso che non si possa lasciare la gente per strada, perché ha male estremi e estremi rimedi. Allora, vi faccio sentire, ancora oggi è la giornata, ma è un caso, Enrico Letta ieri, intervistato da Lucia Annunziata, che quindi parliamo di Partito Democratico, ha fatto l'endorsement per uno dei candidati alle primarie, e certo potete immaginare non è un endorsement pro Renzi, sentiamolo. Voglio dare ancora una chance al partito che ho contribuito a fondare, quindi ho deciso che alla fine parteciperò e voterò per le primarie del Partito Democratico. Penso che darò il mio voto ad Andrea Orlando. Mi ha colpito molto il fatto che ieri abbia, insomma, se dei tre candidati è stato l'unico che ha dato dimostrazione del fatto che il PD non può essere da un'altra parte, il PD non può che essere in piazza insieme alle bandiere europee a spingere per un'Europa diversa, ma per l'integrazione europea. In un'Italia in cui ormai tutti i leader politici parlano contro l'Europa, contro l'idea di integrazione europea, noi che dobbiamo dire l'Europa va cambiata, sì, ma attenzione, non va cambiata con ritorno al nazionalismo. Il ritorno al nazionalismo, che è quello che sta facendo Trump negli Stati Uniti, quello che stanno facendo altri, quello che vorrebbe fare Marine Le Pen qui in Francia, è quanto secondo me di peggio ci possa essere. Noi dobbiamo cambiare in meglio un'integrazione, ma rimane quella la strada. Mi ha fatto piacere vedere Andrea Orlando ieri lì, portare un'idea di PD lì dentro, e quindi mi sono detto che voglio dare un'altra chance, e quindi ho deciso di fare così. Ci si avvicina a una fine di legislatura in cui, se non viene cambiata la legge elettorale, se non viene dato un nuovo impulso, si andrà a votare non con un ritorno indietro di 25 anni alla Prima Repubblica, ma peggio della Prima Repubblica, perché la legge elettorale contro la quale io, è stato l'ultimo voto che ho fatto in Parlamento contro il mio partito, perché era l'Italicum, secondo me, un'aberrazione, e così poi mi sembra che sia stata giudicata. Ma la questione grave è che non soltanto si torna a proporzionale, ma si torna a proporzionale con i capilista bloccati. Io questo mi sento di fare un appello a tutti. Ecco, guardate che senso, se non togliete i capilista bloccati e non date la possibilità ai cittadini di scegliersi gli eletti, ci sarà un Parlamento. Addirittura ho sentito che qualcuno propone di portare la stessa legge elettorale alla Camera, cioè con i capilista bloccati, anche al Senato, in modo tale che i partiti si scelgono tutti i parlamentari. Ma allora via, Letta ha anche detto stamattina: non mi sono fatto da parte, sono stato mandato via dal mio partito e ho preso atto di questo, scatenato in questi giorni l'ex premier. Insomma, no, perché sto cercando un po' di... Vabbè, chiaramente il tempo Bernardo Renzi ci sta tutto, no? Per sì, come sì. Diciamo è andata la successione, l'avvicendamento sì. A Palazzo Chigi. Però poi rispetto a quello che dice, i contenuti... Ecco, andiamo sui contenuti, che è meglio. Perché, insomma, poi la storia, insomma, chiarirà alcune cose, insomma. E, no, sul merito, vabbè, alcune cose diceva sull'Europa sono giustissime, sì. Le abbiamo dette anche noi prima. Sulla legge elettorale? Sulla legge elettorale, e il problema è che la legge elettorale, quando Letta era al governo, non l'ha fatta, non l'hanno fatta quelli dopo... Si è tentata di fare una legge, che secondo me non è un'aberrazione, ma è una legge sensata, che era quella del doppio turno francese, fra l'altro, che era l'Italicum, che è stata bocciata non perché era aberrante, ma è stata francese. Bocciata perché sarebbe valsa solo per un ramo del Parlamento, quindi questa cosa che dice Letta è forzata. Dopodiché è stata bocciata la riforma del 4 dicembre, per la quale pare Letta avesse votato sì. Sì, quindi, sì, sì, diciamo, lui anche fra la sostenuta, ma la sostenuta secondo me è troppo poco. Dopodiché siamo in questa situazione perché il 4 dicembre il governo ha perso la scommessa della riforma. Che l'abbia persa perché avesse giocato male, personalizzato, perché ha infastidito tutti, è un altro discorso. Fatto sta che oggi siamo l'Italia in questa situazione paludosa, ferma, assolutamente densa di incognite, perché la legislatura non è stata in grado di disegnare un percorso ordinato di uscita dalla crisi economica e istituzionale. Questo è il punto. Quindi la prossima legislatura andrà fatta di nuovo sulla base di una battaglia di tipo politico e istituzionale che, ahimè, in questa stagione non ha funzionato. Ma è inutile adesso dire... è sbagliato accusare, come anche Letta faceva in un'altra parte di intervista di ieri,
Renzi, per esempio, di aver sprecato l'occasione, la flessibilità che gli ha dato l'Europa. Stato un bel botto e risposta tra i due sulla Intanto, flessibilità. Secondo me, Letta faceva una premessa sbagliata, non l'abbiamo sentita, ma la ripeto, credo onestamente. Cioè che c'è stata una prima fase di austerità, cioè quando c'era lui al governo, l'austerità europea, e poi dopo invece c'è stata una cosa più larga, più di flessibilità, quando c'era Renzi. Io non vedo questa grande discontinuità nella politica europea. La discontinuità c'è stata grazie a Mario Draghi, casomai. E non è vero che la flessibilità è stata sprecata, perché se i posti di lavoro sono aumentati, se qualche colpo, diciamo, al debito è stato dato, se soprattutto l'Europa ha dato la flessibilità non perché eravamo belli, ma perché l'Europa ha creduto alle riforme che Renzi diceva di voler fare sul tema istituzionale, ci chiede in qualche modo il conto, no? Adesso ci chiede un conto molto, diciamo, secondo me abbastanza esile, abbastanza, perché insomma sono 3 miliardi, stiamo facendo un dramma di una cosa abbastanza semplice, abbastanza piccola, che altro che i debiti che si trovava Letta e quelli prima di Letta. Allora, siamo veramente in conclusione, voglio una battuta da Annalisa Chirico. Ma sì, a maggio l'Italia, comunque la Commissione Europea si esprimerà, rischiamo la procedura di infrazione per eccessivo debito, vedremo. No, ma devo dire che dalle parole di Enrico Letta, che appunto si è ridestato in questi giorni, credo che emerga però un problema più ampio che rischia di toccare il PD, anzi su alcuni temi lo ha già toccato, cioè la sudditanza culturale al grillismo. Cioè io di Enrico Letta non mi aspetto questa critica alla legge elettorale perché oscenità avrebbe capilista bloccati. Ora, al di là del se siamo favorevoli o meno al proporzionale, io per esempio non sono una proporzionalista, però che i partiti si possano accordare su una legge che permette ai cittadini di esprimere le preferenze e che su una pattuglia esigua, quella appunto dei capilista, permette anche dai partiti la discrezionalità di scegliere le persone da portare in Parlamento, io credo che un leader liberale riformatore come Letta, non capisco come mai si scandalizzi, allora, mi sembra una retorica grillina. Sempre in una battuta per i gentili questo, cioè non si possono inseguire grillini sullo stesso tema. Il grillismo invece la vedo in Renzi, esattamente all'opposto, perché credo che il discorso talvolta che è c'è anche Renzi, io credo. Sono d'accordo, talvolta c'è anche Renzi. Dicevo in questo caso specifico, nel senso che per esempio la decisione di non dire una parola, al di là del beau geste di dire il protagonista è Gentiloni, quindi io mi faccio da parte e me ne sto per conto mio nella giornata di sabato, secondo me in questo momento invece c'è anche una volontà di cavalcare, come stanno facendo un po' tutte le singole nazioni, e come fanno i populisti cosiddetti, per quanto l'espressione non significhi più nulla, il cavalcare questo euroscetticismo, questa voler mostrare la propria muscolarità nei confronti di un'Europa tiranna, e quindi anche qui, non a caso l'atteggiamento, oggi ci sarà questa riunione nella quale si striglieranno Padoan per spiegargli che non si aumentano le tasse e che non si può avere, no? Quindi questo per dimostrare che si aumentano le tasse, no? No, io sto dicendo qual è l'atteggiamento politico. No, sto chiedendo se tu sei diciamo un Renzi. No, io non voglio che si aumentino le tasse. Campagna elettorale per le primarie, però che critica fortemente l'Europa e non dei bonus random. Una battuta finale da Bellasio. Mi sembrava un po' ottimista Mario Lavia, sia sul sistema Italicum, che non era un doppio turno alla francese che prevede i collegi, il semipresidenzialismo, tutt'altro, anche un po' di ottimismo sul fatto che i capilista bloccati riguarderebbe una minoranza, perché per alcuni partiti i capilisti bloccati vuol dire che tutti i parlamentari sarebbero eletti dalla segreteria di partito, e anche un po' troppo ottimismo sul fatto che dobbiamo solo correggere il 3%, perché invece il 3 miliardi, chiedo scusa, perché invece per evitare l'aumento dell'IVA sono molti di più, bisognerebbe trovare 20 di miliardi, quindi diciamo un po' di tempo sprecato della flessibilità europea e della flessibilità concessa da Mario Draghi effettivamente secondo Bellasio c'è stato, sì. Allora, buongiorno Mirta, eccola pronta. Ciao Andrea, buongiorno. Allora, proveremo a fare il punto su questo fine settimana pieno di cose, no? Dalle manifestazioni a Roma che dovevano essere terribili, invece sono state sostanzialmente pacifiche, meno male, per fortuna, alla piazza di Londra con le bandiere contro la Brexit, ai capi di Stato e di Governo che si sono riuniti a Roma, al documento che è venuto fuori un po' pallido, al Papa nello stadio di Monza con un'accoglienza da rockstar. Parleremo di questo weekend un po' speciale con Giampiero Mughini, che ci verrà a trovare e ci farà la sua sintesi come sempre originale. Abbiamo molti ospiti con noi: Peter Gomez, Unzio Girolamo, Pina Picerno, Lucia Borgonzoni, Stefano Esposito, Barbara Saltamartini, Nico Stumpo,
Margherita Parsi e il sindaco di Ventimiglia che ha multato degli attivisti che davano da mangiare ai migranti. Molti racconti per voi questa mattina. Grazie, dopo la pubblicità, allora, come sempre nella scansione quotidiana della mattinata della 7 c'è l'area che tira con Mirta Merlino, noi ci vediamo alle 9.40, grazie in primis a tutti voi e grazie ai nostri ospiti, a domani.